Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. E con il tuo Spirito. Viviamo questa Eucaristia nella solennità di Santa Maria Crocifissa di Rosa e desidero all'inizio di questa messa portarvi il saluto del nostro Vescovo Pierantonio. Sapeva che avrei presieduto nel nome suo questa Eucaristia e mi ha detto di portare il suo saluto e assicurandoci che lui in questo momento sta pregando con noi e per noi nella sua abitazione. Un saluto anche a tutti voi che celebrate con me questa Eucaristia, miei confratelli sacerdoti, a voi care sorelle, suore che avete come grande donna da seguire che è Santa Maria Crocifissa di Rosa. Un saluto anche a tutte le persone che ci stanno seguendo attraverso i mezzi di comunicazione sociale, che sono qui con noi anche nello spirito. E insieme ora predisponiamoci perché davvero sia un incontro di grazia. Lo facciamo purificando la nostra vita, riconosciamo i nostri peccati e li affidiamo poi insieme alla misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Amen.
Gloria in excelsis Deo. Hai fatto risplendere nella tua Chiesa il servizio dei poveri e dei sofferenti. Fa che sul suo esempio dedichiamo la nostra vita a servizio del prossimo, per essere da te benedetti nel regno dei cieli. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dal libro del profeta Isaia. Così dice il Signore: non è forse questo il digiuno che voglio? Sciogliere le catene inique, togliere i legami dal giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire chi è nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua gente? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora lo invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: eccomi. Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, si offrirà il pane all'affamato, se sazierai chi è digiuno, allora brillerà tra le tenebre la tua luce, la tua oscurità sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi,
rinvigorirà le tue ossa. Sarai come un giardino irrigato e come uno sergente le cui acque non inaridiscono. Parola di Dio. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, considerate la vostra vocazione. Non ci sono tra voi molti sapienti secondo la carne, non molti potenti, non molti nobili. Ma Dio ha scelto ciò che nel mondo è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è debole per confondere i forti. Dio ha scelto ciò che nel mondo è ignobile e disprezzato, e ciò che è nulla per ridurre a nulla le cose che sono, perché nessun uomo possa gloriarsi davanti a Dio. Ed è per Lui che voi siete in Cristo Gesù, il quale per opera di Dio è diventato per noi sapienza, giustizia, santificazione e redenzione, perché, come sta scritto, chi si vanti nel Signore. Parola di Dio. Grazie a Dio.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Perché chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita per causa mia la troverà. Qual vantaggio infatti avrà l'uomo se guadagnerà il mondo intero e poi perderà la propria anima? O che cosa l'uomo potrà dare in cambio della propria anima? Poiché il figlio dell'uomo verrà nella gloria del Padre suo, con i suoi angeli, e renderà a ciascuno secondo le sue azioni». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. Quando Santa Maria Crocifissa di Rosa era ancora piccola bambina e aveva la gioia di avere ancora con sé la sua mamma, si racconta che un giorno, quando ha visto Santa Maria Crocifissa di Rosa far la comunione della sua mamma, disse alla mamma: «Come sei fortunata, mamma, a ricevere Gesù Eucaristia. Mi piacerebbe molto riceverlo». E lì la mamma insegnò a Santa Maria Crocifissa di Rosa la comunione spirituale. Sembra un fatto così normale nella vita, ma ci dice come l'esperienza di Santa Maria Crocifissa di Rosa sia un'esperienza talmente forte nel cammino di fede, perché agli inizi della sua vita ha respirato anche e soprattutto nella sua famiglia questa esperienza, questo profumo della presenza di Dio nella vita. E attraverso proprio questa esperienza familiare che Santa Maria Crocifissa di Rosa, per grazia di Dio e attraverso il suo impegno, ha fatto tutto il cammino che voi più di me conoscete. Perché ho detto questo all'inizio di questa mia omelia? Perché penso che sia importante per me e per voi che stiamo celebrando anche quest'anno questa solennità, dove accogliamo questa esperienza di vita, porci una domanda: come io sto camminando nella mia vita a far percepire al mondo di oggi, un mondo pieno di difficoltà, di problematiche, come era quando Santa Maria Crocifissa di Rosa viveva? Quindi il mondo si ripete in queste esperienze. Ma in questo mondo come io faccio cogliere questa bellezza dell'esperienza di un uomo o di una donna che deve e può avere la possibilità di incontrare il Signore in ogni momento della sua vita? Vorrei percorrere con voi brevemente questa pagina del Vangelo di Matteo, dove sapete bene che Gesù, prima di dire quelle espressioni che abbiamo ascoltato proclamare pochi istanti fa, c'è stato l'episodio, questo perché se lo diamo per scontato anche come presbiteri, come suore, come consacrate, come laici, diamo per scontato di pensare secondo Dio, ci illudiamo. Ma ve lo dico apertamente, ci illudiamo. Perché oggi, come oggi, noi dobbiamo discernere la verità. Ecco la proposta della pagina del Vangelo di Matteo in questa solennità liturgica. Gesù che dice: se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Non mi vada davanti,
non fa il maestrino di turno, ma mi segua dietro al maestro sempre. Gesù allora, dopo aver annunciato la sua passione, annuncia la passione del discepolo. Santa Maria crocifissa di Rosa. La passione del discepolo viene annunciata in questo brano. Ecco perché dice rinnegare se stessi, aggiunge come seconda realtà prendere la sua croce, la propria croce. Questi sono i primi due comandi che indicano delle azioni puntuali, poste una volta per tutte e che abbracciano tutto il tempo della sequela. Se noi non rinneghiamo noi stessi, se noi non prendiamo la nostra croce, non stiamo seguendo Gesù. Non stiamo seguendo Gesù. C'è il terzo imperativo che dice mi segua. È qui un'indicazione di un'azione puntuale che si prolunga nel tempo, in tutto il tempo storico della nostra vita. Il rinnegare è un verbo che indica il rifiuto di difendere qualcuno, questo è il rinnegare. Secondo verbo, prendere la croce, designa qui il momento in cui il condannato deve caricarsi sulle sue spalle il palo che servirà a costruire il proprio patibolo. Le due espressioni indicano il rinunciare a difendersi e a giustificarsi e assumere e portare lo strumento della propria condanna. Parole forti queste, ma questo è il discepolo. Questa è stata ed è per noi Santa Maria crocifissa di Rosa. Chiunque mi segue, dice Gesù, deve rischiare una vita altrettanto difficile quanto la via crucis di un condannato in cammino verso il patibolo. Maria crocifissa di Rosa questo l'aveva capito bene, e non solo capito con la testa, ma l'ha colto nel suo cuore e vissuto in ogni istante della sua vita, anche in mezzo alle crisi, ai dubbi, alle incertezze, alle prove che ha sempre avuto. Per il discepolo allora si tratta di rinunciare all'idolatria di sé e di abbandonarsi totalmente al Signore in una follia in cui risiede il segreto della libertà del discepolo del Signore. Il mettere non se stessi al centro della propria vita. Vi confesso che mentre, oltre a incensare Santa Maria Crocifissa di Rosa, incensavo le spoglie mortali della Beata Lucia, pensavo a questa esperienza anche della Beata Lucia, l'aver spogliato tutta se stessa, sull'esempio della sua fondatrice. E vorrei dedicare, sorelle, suore Angele della Carità, aiutateci come Chiesa Bresciana a fare così, a imparare a decentrare il nostro io, perché il mondo lo mette sempre troppo al centro. Ecco perché ci sono le guerre, ecco perché ci sono le divisioni, ecco perché ci sono i contrasti. Io. Anche nei cristiani c'è un'autoreferenzialità assurda. Ma quando uno è autoreferenziale, non è discepolo del Signore. Lo dice Gesù, non lo dicono le mie povere parole, ma lo dice proprio Gesù. Il seguire Cristo, inoltre, significa porre la propria vita nella sua vita e per amore. Non perché si è costretti, ma solo per amore. Ciò che per amore si perde, in realtà, non è un perdere, ma un amare. E ciò che è donato per amore è ritrovato nella relazione. Se io mi dono a Dio in Cristo Gesù, io donandomi, mi viene spontaneo vedere con gli occhi di Dio, parlare con le parole di Dio, agire con le azioni di Dio, e tutto mi porterà a creare le relazioni belle e buone che mancano nel contesto di vita, anche sociale di oggi.
Ecco il compito di voi, care suore ancelle della carità, prima di tutto. Madre, non si spaventi, siamo tutti nella stessa barca. Lo dico a voi perché siete voi in questo momento per me importanti, insieme a noi preti, a tutti i laici, ognuno nel suo stato di vita. Nella vita cristiana la croce non la si sceglie, ma la si riceve. E sempre si tratta di qualcosa di non desiderato. Voi che siete esperte anche in medicina, se qualcuno gli piace prendere una croce più pesante, bisogna andare un po' in psichiatria, è vero o no? La croce la si riceve, non la si cerca la croce. Bonhoeffer diceva, attraverso ogni evento, quale che sia eventualmente il suo carattere non divino, passa una strada che porta a Dio. Questo è il rinnegare se stessi, prendere la propria croce e seguire Gesù. Essere capaci di vedere che ogni storia, anche la storia più brutta, messa nelle mani del Signore, entra nella storia della salvezza, perché Dio scrive dritto sulle righe nostre storte. Questa è la potenza del cammino della nostra fede. Questo è quello che ci lascia come testimonianza Santa Maria Crocifissa di Rosa e la Beata di Lucia di conseguenza in questo momento. Gesù non ha mai avuto come fine l'autonichilismo, il perdere la propria vita, ma il viverla pienamente e gioiosamente, perseguendo la libertà e l'amore. Chi ama è la persona più libera di questo mondo, perché dono all'altro, ogni altro, tutto all'altro. Gesù ha amato liberamente fino alla fine. Gesù ha vissuto donando tutta la sua vita e donandola ha dato vita a me, a ciascuno di voi. Gesù ha quindi donato la sua vita dando vita agli altri. Cosa ha fatto Santa Maria Crocifissa di Rosa? Si è fatta tutta a tutti, ai più poveri, ai più bisognosi, ad ogni persona che era in necessità. Perché non scommettiamo la vita in Dio? In questo modo anch'io, anche ciascuna di voi. Questa è la volontà di Dio, carissimi e carissime. Siamo Suoi, mettiamoci nelle Sue mani. Allora, in compagnia di tutti i santi, di Santa Maria Crocifissa di Rosa, della Beata Lucia, potremo percorrere questa storia di oggi come storia di Dio e nostra, ma sempre una storia di amore e di dono. Che Dio vi benedica tutti. Amen.
rivolgiamo ora la nostra comune preghiera a Dio Padre Onnipotente per l'intercessione della Vergine Maria e di Santa Maria Crocifissa di Rosa. Preghiamo insieme, diciamo, ascoltaci, Signore. Ascoltaci, Signore. Per la Chiesa presente nel mondo, perché nonostante le difficoltà non perda la sua dimensione profetica e sostenga la speranza dei credenti in Gesù. Preghiamo. Per tutti quelli che soffrono fisicamente e moralmente, perché possano incontrare persone amiche e si sentano sostenute nelle loro fatiche. Preghiamo. Per tutti i paesi che soffrono a causa di governanti violenti, dittatori e indifferenti alla loro gente, perché gli organismi internazionali nati per la difesa della pace non si lasciano intimorire ed agiscano con determinazione per il bene di questi popoli. Preghiamo. Per noi ancelle della carità, perché in questo giorno di festa per la memoria della nostra Santa Madre Maria Crocifissa sappiamo fare tesoro della sua eredità d'amore verso tutti. Preghiamo. Per tutti noi qui presenti che portiamo nel cuore i nostri affanni e preoccupazioni, perché sia ascoltata la nostra preghiera. Preghiamo. O Signore, sia lieti la tua famiglia per i doni a te concessi e perché le dai fiducia di ricevere la tua misericordia, concedi pieno di bontà la grazia che ti chiediamo. Per Cristo nostro Signore. Jesus, you are.
preoccupate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno, ci disponiamo a offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente. Accogli i nostri doni, o Padre, e per i meriti di Santa Maria Crocifissa, confermaci nella generosa dedizione a te e ai fratelli. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Nei tuoi santi, che per il regno dei cieli han consacrato la vita a Cristo, noi celebriamo la mirabile opera della tua provvidenza, che richiama l'uomo alla santità dell'origine e gli fa pregustare i doni per lui preparati nel mondo nuovo. E noi, uniti agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo senza fine l'inno della tua gloria. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi il perso e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e
disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore. Proclamiamo la tua risurrezione. E la chiesa della tua gloria. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile resurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, il rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito. Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso insieme con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri, Santa Maria Crocifissa, la Beata Lucia e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Pier Antonio, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. E la libertà dei figli, diciamo insieme. Così in terra.
concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. E con il tuo spirito. Scambiatevi un segno di pace. Peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono io a partecipare alla tua presenza, ma dimmi soltanto una parola e io sarò salvato.
Preghiamo. O Dio che ci hai accolto al tuo sacro convito, fa che per intercessione di Santa Maria Crocifissa, comunicando alle sofferenze di Cristo in terra, diveniamo partecipi della sua gloria in cielo. Per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, carissimo Monsignor Gaetano, nostro vicario generale, il nostro più sentito ringraziamento per la sua presenza questa sera qui nella cappella di Casa Madre per la festa di Santa Maria Crocifissa di Rosa. Ringraziamento che si estende a Monsignor Palamini, vicario per la vita consacrata, a tutti i concelebranti, ai rappresentanti che questa sera hanno voluto onorarci con la loro presenza delle nostre realtà, alle consorelle e religiose, a tutti i presenti e a quanti hanno animato questa Santa Messa. Un ricordo caro e affettuoso per il nostro Vescovo, Monsignor Pierantonio, che seguiamo con tanta stima e con tanto affetto. Grazie alle riprese della Voce del Popolo, questa sera sono collegate con noi le nostre comunità, che caramente saluto. Nella notte di Natale, ai pastori accorsi alla grotta, l'angelo disse: «Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia che sarà di tutto il popolo. Oggi vi è nato nella città di Davide un Salvatore che è il Cristo Signore. Questo tempo, segnato ovunque da oscure e aperte ferite, il nostro cuore, insieme al dolente cuore dell'umanità, cerca spiragli di speranza nella parola di salvezza. Non temete, ecco, vi annuncio una grande gioia». Il pensiero corre al periodo storico cruciale in cui ha vissuto Santa Maria Crocifissa, la cui esistenza ha trovato nell'amore per Dio e per l'uomo la sua radice, il suo senso, la sua forza, la sua vera grandezza. L'amore scaturito per Dio l'ha resa capace di vicinanza, prossimità, solidarietà, servizio generoso e disinteressato per l'umanità, perché l'amore
è sinonimo di orizzonti aperti. L'esperienza della misericordia di Dio, che si rivela nel mistero dell'amore che si incarna, ci aiuti a coltivare sempre e ovunque semi di speranza e di pace. Ecco, allora anche a nome di Madre Vicaria, delle Madri Provinciali, di Madre Augusta, di tutte le sorelle di Casa Madre e di tutte le ancelle, ecco, auguro davvero a tutti un sereno e santo Natale. Il Signore sia con voi. E con Dio nostro Padre, che ci ha riuniti per celebrare oggi la solennità di Santa Maria Crocifissa di Rosa, vi benedica, vi protegga e vi confermi nella sua pace. Amen. Cristo Signore, che ha manifestato in Santa Maria Crocifissa la forza rinnovatrice della Pasqua, vi renda autentici testimoni del suo Vangelo. Amen. Lo Spirito Santo, che in Santa Maria Crocifissa ci ha offerto un segno di solidarietà fraterna, vi renda capaci di attuare una vera comunione di fede e di amore nella sua Chiesa. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Amen. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Rendiamo grazie a Dio.